Buongiorno a tutti, oggi prendiamo questo iMac 27 pollici rotto e lo convertiamo in un monitor. Usiamo questa, ovvero una display controller board, che non è altro che una piccola scheda video con cui possiamo utilizzare il monitor del nostro iMac indipendentemente dalla componentistica interna. Alla fine di questo video avrete un monitor di alta qualità che potete utilizzare con un Mac, con un PC, con un iPad, con un iPhone, con quello che volete, e oggi vi guido passo per passo alla conversione del vostro iMac in monitor. Se fate tutto bene e non danneggiate la componentistica interna, questa conversione è reversibile. È molto importante che stiate attenti quando smontate l'iMac. Allora, vi dico subito, il mio iMac è un iMac 27 pollici del 2013 ed è il modello 2K, quindi questo non è un iMac Retina 5K, ma il monitor è ancora di altissima qualità. Questa conversione può essere fatta su tutti i modelli. La cosa più importante da fare per stabilire quale controller dovete ordinare è smontare il monitor, e tra poco vi faccio vedere come. Perché sul retro del display trovate un'etichetta su cui è riportato il modello e la revisione. Mi raccomando, fate questo passaggio, smontate il monitor, perché ci sono veramente tantissimi modelli. Io la scheda l'ho ordinata su AliExpress. Ordinarla è molto semplice una volta che avete il modello e la revisione del vostro monitor. Come potete vedere, qui troviamo il modello e di fianco abbiamo la revisione. Una volta che avete questi due valori, potete con sicurezza ordinare la scheda specifica per il vostro iMac. Nella mia in particolare ho a disposizione una DisplayPort 4K 60Hz, una HDMI 4K 60Hz, jack cuffie, USB e alimentazione. Non ci resta che smontare il monitor, e per fare questo avete bisogno di questo attrezzino che sembra un piccolo tagliapizza. Vi lascio un link a questo attrezzo in descrizione. Andiamo a vedere come si lavora sul monitor. Dunque, il monitor è attaccato allo chassis tramite uno strato di biadesivo che scorre lungo tutto il suo perimetro. Per eliminarlo dobbiamo praticamente portare l'attrezzino tra il monitor e lo chassis ed esercitare una pressione. Possiamo aiutarci in questa operazione con un phon, andando a scaldare tutto il perimetro dell'iMac. Quindi possiamo iniziare a rompere il biadesivo con il nostro attrezzino. Io ho già scaldato il perimetro e vado lentamente ad operare una certa pressione per cercare di staccare il monitor dallo chassis. Quando arrivate in prossimità della telecamera, fate un pochino attenzione e continuate a fare pressione finché non sentite che i due pezzi si separano. Il mio monitor si sta già separando dallo chassis, da questa parte. Vediamo da questa. Lo metto sdraiato e cerco di aprirlo. Mi aiuto con queste due ventose e vado a sollevare il monitor. Vediamo se ci riusciamo. Ecco qua. Se da una parte sta venendo, dall'altra fa ancora fatica. Andiamo a utilizzare la parte posteriore del nostro attrezzino per cercare di rompere ulteriormente il biadesivo dove necessario. Quindi potete sollevare il monitor stando molto attenti, perché è ancora collegato tramite due cavi alla scheda madre. Questi sono i due cavi, spero che si riescano a vedere, uno e uno due. Questo basta semplicemente tirarlo, è già staccato, eccolo qui. Questo invece ha una linguetta, vediamo se ci riusciamo. Va portata verso l'alto e dopodiché va staccato. Ecco fatto. Una volta staccati questi due cavi, potete rimuoverlo completamente. Possiamo cominciare a smontare il computer. Ci occupiamo dello speaker laterale. La prima cosa da fare è staccare questo connettore che porta al pulsante di accensione dell'iMac. Dopodiché utilizziamo una Torx di 10 per allentare queste due viti, una e due. A questo punto possiamo spingere lo speaker lentamente verso l'alto. Questa è la parte alta dell'iMac, stando attenti a far uscire il cavo dell'accensione dalla sua scanalatura. Stiamo molto attenti, eccolo qua, ok, ed è fuori, fatto. Possiamo svitare queste due viti che tengono in sede il disco rigido. Sempre Torx di 10. Ce l'abbiamo. Stacchiamo l'hard drive e mettiamolo da parte. Possiamo occuparci della scheda di alimentazione, che è questa, Torx 10. Abbiamo questo connettore da staccare. Ora abbiamo questo connettore da rimuovere. Qua sotto c'è una sorta di linguetta da premere.
Eccolo, è venuto. Abbiamo un altro connettore qui, stessa cosa, premere e staccare. Ho rimesso le viti al loro posto per non perderle. Ora possiamo rimuovere questo cavetto che è quello del monitor. C'è una linguetta che va portata verso l'alto e poi va semplicemente sfilato. Mettiamolo da parte. Dunque, poi possiamo togliere questo connettore che connette lo speaker. Ecco fatto. Facciamo uscire il cavo e mettiamo anche lo speaker da parte. Ora ci possiamo occupare della ventola. Sono tre Torx T10. Ecco fatto, una. Due. Tre. Stacchiamo il cavetto che collega la ventola alla scheda madre. Ecco fatto. Ora possiamo lentamente alzarla. Eccola qua, è venuta. Mettiamola da parte. Possiamo procedere con lo speaker laterale. Eccolo qui. Stacchiamo prima questo connettore, è un pochino duro. Io mi aiuto con questo attrezzino in plastica. È venuto. Procediamo a svitarlo. Sono due Torx T10. Possiamo provare a sfilare lo speaker per lavorare più comodamente. Ecco fatto, lo mettiamo da parte. Dopodiché ci occupiamo di questi cavi, che sono i cavi di Wi-Fi e Bluetooth. Io, se fossi in voi, li contrassegnerei per sapere esattamente dove andavano. Ok. Ora possiamo togliere questo connettore. Eccolo qui, fatto. Possiamo ora cominciare a svitare la scheda madre, Torx T10. Dopodiché abbiamo queste due viti da svitare. Una. Due. Dopodiché dobbiamo rimuovere questa. E abbiamo ancora una vite qui all'interno. A questo punto dovremmo essere in grado di rimuovere la scheda madre. È venuta. Stiamo attenti al cavo. SATA. Ecco fatto. E abbiamo la scheda madre. Siamo quasi pronti, gli ho dato una bella pulita. Adesso vi faccio vedere tutto quello che ho comprato per la conversione. Alimentatore da 12 volt. Deve essere un alimentatore da 12 volt, almeno 5 ampere, questo eroga 60 watt. Dopodiché ho comprato una prolunga per l'alimentatore, eccolo qui, maschio e femmina. Ancora ho comprato una prolunga per il jack cuffie, questo è molto utile per far uscire i cavi dal monitor. Dopodiché ho comprato una DisplayPort USB-C. Vi lascio tutti i link in descrizione, così potete dare un'occhiata. Della schedina vi lascio il link ad AliExpress, questa costa veramente poco. Chiaramente, se state facendo un iMac Retina 5K, la scheda costerà molto molto di più. È la configurazione che ho pensato per le mie schedine. Eh sì, perché la mia controller board è composta da due pezzi. Uno l'ho messo qui e uno invece lo vorrei avvitare qui, in questa posizione. Per fare questo devo svitare il supporto del nostro disco rigido. Lo porto verso il basso, riavvito questa vitina. Vado a svitare questa e in questa posizione porto la mia controller board. Utilizzo l'apertura della RAM per far passare i cavi, togliamo il coperchietto, quindi vado a collegare la nostra DisplayPort, lo faccio passare qua in mezzo, lo porto nella DisplayPort, lo faccio passare in modo che poi dopo non possa essere strappato e lo faccio passare nella porta della RAM. E uno è fatto. Stessa cosa per la prolunga jack cuffie. Alimentazione. Anche in questo caso ho trovato una soluzione in modo che il cavo non possa essere strappato.
Abbiamo quindi questi due cavi, uno che è questo che arriva dalla scheda e va all'interno di questo, è praticamente una sorta di pettinino che va portato nei buchini che sono presenti in questo connettore. Il secondo invece, questo arriva dalla scheda e termina qui dove c'era questo cavo. Da una parte andava il monitor, da una parte andava la scheda madre. Andiamo a rimontarlo. Prima di andare a rimontare il monitor, assicuriamoci che i residui di biadesivo siano stati tolti sia dallo chassis sia dal monitor. Possiamo aiutarci con dell'alcol isopropilico e, se ce l'abbiamo, possiamo utilizzare un raschietto in plastica. Una volta ripulito il tutto, possiamo andare ad applicare le striscioline nuove di biadesivo. Eccole qua. Sono molto semplici da applicare perché hanno dei buchini che fungono da guida. Lo stesso buco lo trovate sul corpo dell'iMac e lo potete utilizzare per stendere l'adesivo in maniera ottimale. Perfetto, abbiamo terminato anche questa operazione, possiamo richiuderlo provvisoriamente, ci accertiamo che funzioni, se tutto è a posto andiamo a sigillarlo. Il monitor funziona, l'ho collegato al mio iPhone con cui faccio mirroring, vi faccio vedere, lo faccio partire, eccolo qua, ed è incredibile, abbiamo convertito un iMac rotto in un display di alta qualità. Lo possiamo sigillare. Operazione piuttosto delicata, appoggio il monitor sul fianco, vado a levare queste due pellicole protettive, dopodiché posiziono il monitor e vado a levare tutte le altre. Cominciamo. Ok, ci siamo. Possiamo cominciare a levare queste. Ok, ce l'abbiamo fatta. Il monitor è stato richiuso. Una buona pratica è metterlo sdraiato in questo modo per qualche ora e lasciare che l'adesivo faccia presa. Ragazzi, avete visto come con un piccolo budget si possa convertire il proprio vecchio iMac in un monitor di alta qualità. Chiaramente, a seconda del modello che avete, il prezzo della scheda cambia. Dunque, io ho speso 15 euro per l'alimentatore, 4 euro per la prolunga di alimentazione, 6 euro se non mi sbaglio della prolunga jack. Io vi lascio un link in descrizione a tutti i materiali che sono stati utilizzati in questo video. Se avete delle domande vi prego di lasciare un commento. Purtroppo, ve lo dico subito, non riuscirò a rispondervi alla domanda quale scheda devo comprare per il mio iMac. Questo lo dovete sapere voi, dovete riuscire a smontare il monitor e controllare il modello e la revisione del vostro display. Però per tutte le altre domande sono a disposizione, se posso rispondo volentieri. Lasciate pure un commento, io spero che il video vi sia utile, spero che vi sia piaciuto, se volete lasciarmi un like mi farebbe molto piacere, se poi volete iscrivervi al canale mi farebbe ancora più piacere, anzi ne sarei onorato. Noi ci vediamo al prossimo.